E ritorniamo in diretta. Allora, abbiamo detto andiamo a conoscere la donna della pittura in questo viaggio che abbiamo intrapreso, tanti gli artisti presentati, e abbiamo in collegamento il pittore Sergio Favotto che salutiamo. Pronto? Ecco, Eccolo qua. Eccolo qua. buon pomeriggio. Salutiamo Sergio Favotto che ci conduce in questo viaggio. Oggi un viaggio un po' particolare, un viaggio che si parla di donne, di pitture, di Rosalba Carriera, come dicevamo. Insomma, lasciamo la parola a Sergio Favotto. A te, Sergio. Ecco, sì. Allora, giusto per avere un'idea un po' più corretta, io vorrei partire com'era vista la donna nell'arte veneziana, tanto per cominciare, nell'arte veneziana, a partire da, parliamo da Giorgione, perché no? Perché è stato lui il primo a presentare la donna con canoni diversi da quelli precedenti. E quindi, per esempio, dobbiamo parlare della sua Venere detta di Dresda, quel famosissimo nudo, disteso, addormentato con uno sfondo di paesaggio che tanto lo ha reso celebre, nel quale lui idealizza talmente la donna che riesce addirittura a creare una deformazione anatomica. Il piedino incrociato sotto la gamba sinistra compare, viene tagliato. E quindi per dire che lui è talmente più importante la fluidità della linea da permettergli questa, diciamo, disarmonia anatomica. E per dire come invece fosse vista la stessa Venere da uno molto concreto, io ripeto a dire montanaro, nel senso buono del termine, nel senso di concretezza e pragmatismo di Tiziano, Tiziano fa la stessa Venere, le spalanca bene gli occhi che guardano dritto lo spettatore, e il piedino riappare. Stessa posa, diverso atteggiamento mentale. Anzi, addirittura per questa donna molto più intrigante, sullo sfondo mette la fantesca che ero vista nella casapanca, pronta per vestirla. Quindi già l'idea di immaginare un vestito è molto più sexy, la prima è una dea, la seconda è una cortigiana, eppure essendo uguale la posa. Poi c'è le donne di Tiziano, come sono? Sono delle donne dai seni virginali e dai fianchi maestosi. Un incrocio di bellezza straordinaria al quale si abbinano i cosiddetti capelli tizianeschi, ottenuti con un espediente incredibile, che però noi conosciamo bene. Le donne veneziane, sto parlando delle nobili ovviamente, quelle delle grandi famiglie, si mettevano sulle altane veneziane con un cappello, la tesa di un cappello di quelli da contadini, no? I capelli invece venivano sparsi tutti sopra, allargati a raggiera, per essere esposti al sole, spesso bagnati con urina. Perché urina? È perché conteneva l'ammoniaca, che le donne di oggi conoscono molto bene quando vanno dal parrucchiere, contiene ammoniaca il colorante dei loro capelli, no? E quindi questo biondo rossastro è ottenuto da una scoloratura, diciamo così, anche chimica in qualche modo. La bellezza però consisteva in questo: carni chiarissimi, a distinguere bene le donne veneziane o le nobili, dalle contadine che avevano invece la pelle cotta dal sole. Quindi è una distinzione. Nei ritratti, questa è la prima volta in cui la donna è concreta, vera, realistica, però in qualche modo artefatta. Artefatta da questi esercizi di estetica femminile portati fino ad un livello che diventerà straordinario nel Settecento. Attenzione, perché nel Cinquecento c'è un altro meccanismo molto importante, e cioè da fine 500 e inizio 600 appare un libro tradotto dal greco di Apollodoro Danilopoli, un nome complicato, ed è tradotto da Cesare Ripa. Che cos'è questo libro? Spiega agli ecclesiastici e ai pittori la simbologia delle allegorie. Sono per lo più donne di tutte le tipologie, che hanno dei significati nascosti. Incredibile, ma no, la maggior parte di queste si ispirano a una filosofia orientale. Per esempio, noi che siamo ecologisti, che cosa significa una donna ben nutrita, madre, pronta con i seni esposti, che allatta tre cagnolini? Una cosa incredibile. È la forma più importante di una virtù monastica.
la benignità, la disponibilità a fare il bene. Così disponibile questa donna, questa virtù, che è disposta a dare sul latte anche degli animali pur di fare del bene. Incredibile questo. Certo. E ovviamente sono centinaia gli esempi di queste donne che vengono dipinte dagli artisti di tutto il periodo tardo rinascimentale, ma soprattutto nel 600. Quindi la donna riveste delle simbologie a volte anche negative. Per esempio, di fronte a una fanciulla eterea che esce dai veli, aiutata da un vecchio con la falce che è il tempo, è la scoperta della verità che col tempo viene sempre a galla. E che cosa fa questa fanciulla? Con una mano tende a incatenare il sole, che è la verità, che è Dio, e con l'altra mano scudisce a una donna, che è la menzogna, che ha due volti, uno dietro e uno davanti. E la menzogna stringe in mano un mazzo di fiori dal quale esce un serpente. Sono centinaia gli esempi di queste donne, a volte meravigliose, a volte terrificanti, come la maldicenza, che è una vecchia dai seni avvizziti, le rughe senza denti, eccetera, che sta a indicare la bruttezza del male. Cioè, le donne vengono utilizzate, uso la parola, capisco che non è la migliore, ma vengono utilizzate come simbologia per lo più positiva delle virtù cristiane e spesso virtù monastiche, per arrivare a Tiepolo che ne esalta la qualità sfondando quello che è il cielo buio del 600 del barocco, quando nasce il chiarismo del 700 del rococò, in cui questi cieli fulgidi si popolano di queste donne meravigliose, eteree, spesso alate, che indicano le qualità degli angeli applicate agli umani. E in questo clima, ovviamente, il rococò brilla la stella di Rosalba Carriera. Ah, eccola, eccola. Quindi hai capito questo percorso, sia pure velocissimo, no? Sì. Ecco, Rosalba Carriera nasce infatti alla fine del 700, intorno al 1675, da una famiglia chioggiotta che va a Venezia al servizio dello Stato e quindi era anche benestante all'epoca, chi aveva uno stipendio ricco, per quanto poco fosse, perché aveva anche altri benefit, aveva la casa, aveva i domestici, aveva cioè tutto quell'apparato di privilegi che era consentito solo ai grandi servitori dello Stato. E questa gente che lavorava per lo Stato avevano anche i loro hobbies. Il nonno era pittore, il papà stesso amava il disegno. Rosalba nasce in un clima straordinario, lei da bambina viene educata subito. E che cosa fa? Si innamora della pittura, però nel suo senso minimo. Dipinge, passa l'infanzia, impara a dipingere tabacchiere, miniature. Lei si dedicherà soprattutto alle tabacchiere, che all'epoca erano le tabacchiere da tabacco da fiuto. Sì. Non era ancora diffuso il tabacco da fumo. Però lei fu la prima donna a utilizzare l'avorio per queste miniature. E quindi lei divenne famosa con questo. Sì. Finché, ovviamente, andando contrariamente agli insegnamenti accademici dell'epoca, inventa un genere di figura eterea, leggera, svaporata. C'è un grande critico italiano che dice addirittura, definisce tutta la sua arte con forza impareggiabile, ha descritto la svaporata delicatezza del rococò. Quindi una definizione di questo senso di leggerezza, non di stupidità, di leggerezza. Ed ovviamente il 700 è un secolo nel quale la figura umana viene privata del suo peso umano. Sono le figure volanti del Tiepolo, sono gli angeli, sono appunto le allegorie, sono queste donne che vivono in un'epoca che ormai quasi non esiste più, perché siamo ormai nel secolo dei lumi, e vengono descritte con colori celesti, non celesti nel senso di colore, nel senso di non terrestri. Eterei. Ecco, questi diventeranno i colori dominanti usati da Rosalba Carriera. Ma la sua svolta avviene quando incontra, grazie a un amico francese, incontrerà i pastelli. Sì. Intanto bisogna dire che cosa sono. Sono dei pigmenti colorati
di vario genere, tratti dalle terre, dagli ostidi, sono prodotti naturali, a volte vegetali, che vengono imprigionati dentro una specie di gessetto da lavagna, per esprimersi chiaramente semplicemente, con un po' di colla arabica o un po' di chiara d'uovo, tanto da tenerli compatti. E hanno una grande potenza, sono pigmenti puri. Ora, questi pastelli sulla carta scura o colorata ci danno degli effetti spaventosamente efficaci, soprattutto molto rapidi. Non c'è bisogno di aspettare che si asciughi come avviene all'acquarello, non c'è bisogno che asciughi lentissimamente come accade con l'olio, o addirittura il tempo bloccato dell'affresco. Il pastello si può sempre addossare strato a strato a strato, si può sfumare con le dita, si può sfumare con un bastoncino con un po' di cotone, cioè è una tecnica talmente semplice da apparire fin troppo semplice e appunto per questo complicatissima, bisogna essere molto bravi. Che è stato era stata dimenticata questa tecnica del pastello, mi pare. Ma è stata inventata nel 1400, fine 1400, inizio 1500, da un certo Jean Ferral, francese. Ma poi è stata dimenticata, noi lo sappiamo, perché è stato citato nel Codice Atlantico dallo stesso Leonardo. Quando è andato in Francia, lui ha trovato queste tecniche che poi sono state dimenticate. E quando lei torna in Francia, la nostra cara amica Rosalba, lei da un vecchio maestro ottiene appunto di nuovo l'impiego di questa tecnica e diventerà da lei straordinariamente efficace con lei. Che cos'ha di buono? Ha di buono che permette di fare soprattutto dei ritratti per i quali lei ha una sensibilità straordinaria, e anche perché incontra dei personaggi come possiamo dire alcuni, lei ovviamente era innamorata di Tiziano, del Correggio, eccetera, ma lei incontra Watteau, incontra quindi uno dei pittori più alla moda della corte, il pittore del re, che si innamora perdutamente di lei, non come donna, perché non era una bella donna. No. Anche perché lei quando si è recata in Francia, invitata da questi personaggi, soprattutto i francesi Crosard e Mariette, che la invitano in Francia, l'hanno incontrata a Venezia, lei si roca in Francia, mai sposata, con tutta la sua famiglia, sorella, molto molto affezionata, e sua madre, i figli di sua sorella, cioè lei si armi e bagagli, va in Francia. Cognato pure, porta tutti. Sì, il Pellegrini, grande affreschista, grande affreschista, bisogna parlare di grandi affreschisti ignoti, veneti. Sì. Quanti sono e che nessuno di noi ricorda più, potrebbe essere un tema. Ecco, e quindi lì ottiene quello che non era mai stato dato a nessuna persona maschile, cioè lei ottiene in breve tempo addirittura l'ammissione all'Accademia di San Luca a Roma, partecipando con un esempio, l'Accademia di Bologna, e contemporaneamente viene invitata unica donna della storia dell'arte all'Académie Royale de Peinture et Sculpture di Parigi, dove diventa figura di spicco a rappresentare l'influenza della scuola veneta. Eppure, diciamo noi, non è stata abbastanza sottovalutata lei. Perché sottovalutata? Perché purtroppo il suo tempo aveva una caratteristica. Non era più una pittura concretissima, non era più una pittura, oserei dire, di altissimo bordo, era una pittura adatta all'epoca. Cosa aveva di caratteristico? Era una pittura, come ho detto, svaporata, era perfettamente integrata nell'epoca e era il secolo della cipria. E quando noi parliamo di cipria, parliamo di uno dei prodotti più amati dalle donne nel Settecento e anche dagli uomini. Era quello che serviva a camuffare i difetti della pelle, a farla apparire diafana, a farla apparire simile all'avorio, a farla apparire, cioè, quasi non di questo mondo. E ovviamente i personaggi che vengono ritratti sono dei personaggi che all'epoca erano molto famosi, per esempio il cardinale di Polignac, che si trova alle gallerie dell'Accademia a Venezia, il ritratto del conte Nils de Bjelke, che si trova a Stoccolma, la bellissima Madonna che si trova ai musei civici di Venezia, e così via. Sono decine i ritratti, anche i ritratti di fanciulli, che hanno uniscono
la direttezza espressiva, quindi sono persone che ci guardano, che dialogano con noi, ma da un luogo lontano, al di sopra del nostro, come se appartenessi a un altro mondo. Anche quando questi ritratti sono concretissimi, c'è per esempio un ritratto famosissimo di una donna di colore, con il suo, come si chiama, il suo turbante, la sua piuma, i serpentelli in mano, forse a ricordare la servente, la servetta di Cleopatra, probabilmente. Eppure durante questa vaporosità la nostra Rosalba Carriera aveva un concretissimo senso degli affari. Ogni oggetto aggiunto ai suoi quadri aveva un prezzo in più. Un mattolino di fiori si paga in più, un libro si paga in più, un bambino si paga molto di più, una colombina che vola, la Carriera quando fa dipingere l'allegoria dell'aria, o i pesciolini quando fa l'allegoria dell'acqua, cioè si paga in più. Ogni oggetto in più, gioielli in più, paghi più. E ovviamente, essendo una donna quindi così concreta, veniva ammirata quasi come fosse, cosa dire, un uomo. E aveva un che di virile. Se noi guardiamo il suo ultimo ritratto, è un ritratto di un bel signore di 60-70 anni. Sì, sì. Perde femminilità, perde. Una virago, sì, eh. Sì, virago. Sì, 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 vero. Quindi, una cosa dobbiamo pensare. Che in questo clima così rarefatto, così artificioso delle corti di Parigi, di Modena, Venezia, Roma, dove lei è stata, lei ha solo frequentato i salotti letterari. Sì. Non i balletti, non le smorfiosette, non gli intrighi di palazzo. Cioè, una donna dritta, con la schiena dritta. Di cultura. Di profonda cultura. Lei parlava correntemente quattro lingue. Sì. Senta per dire, siamo di fronte a una donna anche eccezionale dal punto di vista culturale, perché nel periodo rinascimentale era normale che le donne di un certo livello fossero colte. Nel Settecento no. Le donne avevano già dei vestiti che impedivano loro di essere in mezzo nell'attività frenetica della vita. Questi corsetti che impedivano di respirare, queste crinoline che rendevano impossibile quasi, non dico il correre, tutti questi imprigionamenti. Le parrucche, le parruccone. Ecco, lei non ha mai messo una parrucca, lei non ha mai lei si autorappresenta sempre con una palandrana marrone come fosse un garzone di bottega, eppure elegantissima e fiera di fronte agli uomini. Di questo volevo dirti ancora, ecco, se hai qualche domanda. Perché ovviamente io avrei moltissime cose da dire, ma non voglio neanche. Vogliamo mantenere un momento un po' più, diciamo così, più contenuto questi nostri incontri, in modo che sia più facile ricordarli. Se hai qualche domanda così. Sì, no, ecco, il concetto che appunto che tu hai sottolineato, questo svaporare, era leggerezza, era nuova tecnica, come va intesa, giusto per andare un po' più al concetto, più capire meglio, ecco. Allora. Per capirlo bene bisognerebbe andare a vedere le chiese rococò della Basilica o dell'Austria. Tu entri in un ambiente dove la tinta dominante è il bianco e l'oro, al massimo qualche azzurrino. Cioè già gli ambienti, non so se è presente cos'è il barocco, che era fatto di pitture coloratissime, piene d'ombre, di cornici pesanti d'oro, di ambienti quasi cupi, perché il barocco è sovraccarico di colore e di architettura. No, il rococò è la rocaille, è il ricciolo. È leggero, delicato, certo. La sensazione. E ovviamente sta a indicare che cosa? La morte di un'epoca. Perché ovviamente questa società non vive più nel mondo reale. Questa nobiltà ormai sta per essere travolta dalla rivoluzione francese. Lei muore nel 57, ma i tuoni lontani della rivoluzione stanno arrivando. Da qualche parte in Francia già bolliva la pentola di Papin, che poi è stata il motore a vapore. L'invenzione del motore a vapore, non dimentichiamolo. Già erano usciti gli enunciati del secolo dei lumi, i diritti dell'uomo. Questa società era sull'orlo del baratro e viveva in una nuvola. E ovviamente lei rappresenta il suo tempo.
Certo, come il guardi settimana scorsa. Esatto, Sì, solo che il sì, guardi ne vede in qualche modo il rantolo finale. Lei invece si ferma su quello che gli altri, i suoi committenti, vogliono vedere. Voi siete così perché vi vedete così. E io vi rappresento come voi vi vedete. E lei non è né rassegnata, possiamo dire che è quasi cinica. E quindi questi occhi arrovesciati di queste madonne, dolcissimi, queste donne che ti guardano dritto negli occhi, oppure, non so, la Caterina Barbarigo con questa sua berrettina messa di traverso, maliziosissima, tutta avvolta dai suoi sue collane di perle. E però ovviamente queste persone non si rendono conto assolutamente che il mondo sta crollando e che sta cambiando non un secolo, ma un'epoca. Stiamo entrando nell'epoca contemporanea e questa epoca contemporanea vedrà di colpo sparire tutto sotto la ghigliottina. Esatto. I pittori, come hai detto tu l'altra volta, vedono lontano, più di quello che... Ma come ti dico, gli artisti sono dei profeti in genere e ovviamente se a volte frenano le loro previsioni è solo perché temono di non essere compresi. Lei è stata una donna che ebbe tutte le glorie della terra e ebbe anche delle piccole sventure, perché aveva 70 anni quando ha cominciato a perdere la vista, sì. E quindi è diventata cieca, sì. E con la cecità si è lasciata andare, è diventata quasi pazza. Sì, è un comune con un altro grande pastellista, così lo aggiungiamo anche una nota di colore. C'è un nostro pittore veneziano, il quale, Gian Domenichi, il quale, innamorato dei pastelli della carriera, di Rosalba Carriera, quando è scappato dal Lombardo Veneto, siamo in pieno metà dell'Ottocento, quindi 100 anni dopo, e fugge in Toscana, la Toscana semiliberale del Granducato di Toscana di allora, e poi con Diego Martelli va a Parigi, incontra Degas e gli porta il regalo, l'uso dei pastelli, che in Francia era stato dimenticato. E Degas, quando divenne cieco, ebbe la fortuna di conoscere i pastelli perché li metteva su una scatola dentata dove ad ogni scanalatura corrispondeva un colore. E lui sapeva, senza vederlo, che colore stava mettendo. Quindi il vecchio Degas ha rivangato l'antico uso del pastello che era stato in Francia quasi dimenticato. E quindi ha ripreso questa tecnica grazie appunto a questa, a Rosalba, insomma è lei che riscopre, che rivaluta, valorizza questa tecnica del pastello. Sì, grande donna, grande. Io ho fatto ritratti di re, ritratti di principi. Sì. Chi ha avuto il meglio del meglio, ha fatto decine di opere per Carlo VI. Luigi XV, giusto, anche lui. Come? Luigi XV, anche lui. Ma anche a Modena, ma anche in qualsiasi, a Roma, perso il papato, anche se di lei a Roma è conservato molto poco, se non forse quella famosa fanciulla con la colomba, che è stata il saggio con il quale ha ottenuto l'alloro della Venezia. Ecco. Certo. Quindi una donna, diciamo così, era una specie di operaia silenziosa, ma attenta e colta. E questa sua leggerezza, bisognerebbe provare a usare il pastello, che ha bisogno di essere toccato e sfumato come i polpastrelli delle dita. E si ottiene appunto questo effetto velluto, che è impossibile con qualsiasi altro tipo di pittura. Andiamo sia al Museo di Treviso che al Museo di Venezia, guardiamola, innamoriamoci di questa pittura, perché se non è amabile o perfetta come noi guardiamo, siamo abituati a guardare la forza dei ritratti di Caravaggio o la potenza del Tiziano o la magia del Giorgione o diciamo così la spregiudicatezza del Tiepolo, qui vediamo perfettamente il ritratto di un'epoca. Ecco, andiamo alle sue opere per renderci conto della leggerezza e la delicatezza di questa donna, veramente straordinaria. Perché non è stata valorizzata di più, Sergio, più riconoscimenti, ecco, perché non no, ne ha avuti? A tua epoca li ebbe tutti. Tutti. Riconoscimenti che non ebbe nessun'altra. Ma a Venezia no, non tanto a Venezia, perché, fuori. Perché i suoi ritratti sono quanto di più lontano sia possibile dall'età contemporanea. Cioè,
dopo la caduta di Napoleone, quando ritornarono le parrucche, molto tempo dopo, che ci fu la restaurazione, qualcuno tentò di ritornare le parrucche incipriate, ma era finito il tempo delle parrucche, e quindi l'Ottocento uccise amabilmente tutto quello che sapeva di cipria, di falso, di non attuale. Sì. D'altra parte, quando è nata la pittura contemporanea, cari signori, nello stesso tempo in cui arrivavano i prodromi, gli inizi dell'impressionismo, si stava costruendo la ferrovia Parigi-Lione. Quindi? Era nata la fotografia. Quindi come si può ammirare Rosalba Carriera durante questa contemporaneità? Però noi dobbiamo avere il coraggio di guardare indietro, perché non si capisce davanti se non si guarda quello che c'è dietro. Perché perfino la Formula 1 ha gli specchietti retrovisori. Certo, ecco. Quindi non dimenticare mai quello che è stato il passato. Mai dimenticare, mai. Capire i passaggi. La storia è la nostra storia, non è la storia del passato. E chi la dimentica è costretto a sbagliare il proprio futuro. Purtroppo questo sta accadendo anche con l'arte contemporanea. Certo. Mi permetto di dire, caro amico Strinati, che il grandissimo autore che vediamo sempre in Rai, Claudio Strinati, mi ha detto una cosa terrificante quando ci siamo incontrati l'anno scorso. Ha detto: del 1900 nella storia resteranno 5 artisti italiani. 5. Dio mio. 5. Una strage. Ecco. Quindi è detto da uno studioso che conosce la storia dell'arte come pochi. Ecco, per dire. E ovviamente questo vale anche per i secoli scorsi. Sì, solo che nei secoli scorsi si andava in mezzo a eserciti di artisti. E oggi ci sono eserciti di artisti di quali non resterà probabilmente nulla. Mi dispiace doverlo dire, ma... Ma è così, è così. Ecco. È così perché siamo distratti, abbiamo troppe cose, dimentichiamo e non andiamo a fondo appunto di queste arti. Prima appunto anche con Daverio un po' lo stesso discorso. Grande personaggio, ecco dove sono i grandi personaggi. Con lui ho avuto la fortuna di avere un contatto durante la mostra a Gorizia proprio di Canaletto. Di Canaletto, sto parlando... fatto un tralis da caponare la pelle, grande la sua bravura, grande conoscitore, e anche conoscitore non solo dell'arte, non per niente qui ha parlato di letteratura oggi, no? Sì. Allora chiudiamo oggi così? Sì, benissimo, allora ringraziamo sempre Sergio Favotto e ricordo, allora tutte le interviste che facciamo le trovate su YouTube, quindi le riascoltate come mi avete scritto che volete risentirle comodamente, tranquillamente, e se qualcuno è arrivato a metà come succede, sentite tutta l'intervista intera. Sergio, grazie mille. Grazie e buon pomeriggio. Grazie mille, alla prossima. Grazie Sergio Favotto, grazie.